Benvenuti a un nuovo episodio dell'inventario di Player 2 Lighting. Questa è una serie di video a metà tra una rubrica di video recensioni e una sorta di glossario dell'attrezzatura fotografica. L'argomento di oggi sono i Cactus LV5, che sono dei sensori laser che ci permettono di scattare delle fotografie quando il fascio laser tra i due sensori viene interrotto. Sono prodotti dalla Cactus Image, che è la stessa società che produce i Cactus V5, che sono i radiotrasmettitori che utilizzo solitamente per far scattare in remoto i miei flash. Se andiamo a vedere all'interno della scatola dei Cactus LV5 troveremo emettitore e ricevitore degli LV5 e inoltre troveremo un paraluce che possiamo utilizzare sul ricevitore per quando scattiamo all'esterno e c'è molto sole. Questo ci può aiutare a far sì che il ricevitore riesca effettivamente a vedere e a dare segnale quando viene interrotto il fascio laser. Inoltre troveremo il manuale di istruzioni con una tabella relativa alle opzioni che vedremo poco più avanti e possiamo anche trovare le 4 batterie ministilo, le 4 batterie AAA, che sono sufficienti ad attivare, a far funzionare entrambe le unità. Partiamo subito dall'emettitore dei Cactus V5 e vediamo come inizializzarlo. Se apriamo il vano delle batterie vediamo che ci sono 4 fessure all'interno, possiamo inserire 4 batterie, ma per il funzionamento di queste unità possono bastare anche 2 batterie. L'unica cosa è di inserire entrambe le batterie da un lato o dall'altro, quindi dobbiamo inserire ad esempio tutte e 2 le batterie sul lato destro, dopodiché possiamo chiudere lo sportello e siamo pronti a utilizzare la nostra unità, in questo caso l'emettitore. Il tasto di accensione è posizionato sopra, è bello grosso. Se lo premiamo possiamo vedere il puntino laser e davanti vediamo che c'è un piccolo sportellino che possiamo aprire o chiudere. Se chiudiamo lo sportellino vediamo che il puntino rosso, che è un classico puntatore laser, è innocuo per la pelle, però ovviamente non puntatelo negli occhi delle persone e non puntatelo anche verso le macchine fotografiche, in quanto questo tipo di puntatori laser possono danneggiare il sensore delle macchine fotografiche. E se spostiamo lo sportellino, se apriamo questo piccolo sportellino, vediamo che il puntino rosso diventa più forte e questo possiamo utilizzarlo in questa modalità soprattutto all'esterno, ma all'interno non c'è bisogno di avere il laser così potente, possiamo dimezzare la potenza e all'interno funzionerà lo stesso con il ricevitore. Su questo lato possiamo vedere che abbiamo la scelta degli hertz da utilizzare per emettere il laser. Tendenzialmente si possono lasciare sempre a 500 hertz. Sotto invece abbiamo la possibilità di effettivamente si impostare a che angolazione punta il nostro emettitore, il nostro ricevitore, e mentre qui sotto abbiamo un attacco che è un attacco sia per un normale attacco da cavalletto, quindi possiamo avvitarlo sia a un cavalletto, oppure abbiamo un attacco a freddo, un cold shot, che possiamo utilizzare per ad esempio per gli adattatori, per gli swivel, per gli ombrelli che usiamo con gli stativi. Quindi abbiamo queste due possibilità di scegliere effettivamente come posizionare i nostri LV5. Andiamo a vedere adesso invece il ricevitore, che è effettivamente quello che contiene un po' tutte le opzioni. Sopra abbiamo sempre il tasto di accensione e se lo premiamo possiamo vedere che si accende un LED verde. Fin quando il LED verde lampeggia vuol dire che ancora non ha ricevuto per la prima volta il fascio laser, quindi effettivamente ancora non è attivo per funzionare con l'interruzione del fascio laser. Lateralmente abbiamo un tasto di test con cui possiamo provare lo scatto. Mentre qui abbiamo l'impostazione di delay, freeze, di scatto singolo e scatto multiplo, e sotto abbiamo un attacco mini jack per collegarlo ad altri ricevitori o collegarlo alla macchina fotografica. E per chi possiede, per i possessori dei Cactus V5, che sono i trasmettitori radio prodotti dalla Cactus Image, c'è una buona notizia, in quanto essendo la stessa società che produce entrambi i prodotti, hanno inserito all'interno del ricevitore un trasmettitore radio compatibile con il segnale dei Cactus V5. Quindi effettivamente possiamo scattare fotografie con i Cactus LV5 avendo solamente un ricevitore V5, senza dover collegare altri cavi, senza dover collegare niente. Quindi possiamo collegare il nostro ricevitore V5 o alla macchina fotografica o ai flash e siamo pronti a scattare. E infatti se io metto entrambi
sia l'emettitore, in questo caso sia il ricevitore che farà da trasmettitore, sia il mio ricevitore radio, li metto sulla stessa frequenza. Questo l'ho messo come ricevitore, quindi adesso sta aspettando un segnale. E se io premo il pulsante di prova sul LV5, posso vedere che sto stimolando effettivamente il ricevitore. In questo caso vorrebbe dire che sto già scattando fotografie con i flash o con la macchina fotografica. Per chi non ha invece un ricevitore, cioè dei radiotrasmettitori V5, può utilizzare il cavo, un cavo maschio-maschio e collegare il ricevitore dell'LV5, collegarlo con qualsiasi marca e modello di trasmettitore radio. Quindi in questo caso io sto mettendo come trasmettitore il mio V5, quindi adesso lui non sta più aspettando segnale ma sta trasmettendo, lo collego normalmente, e a questo punto, se io spingo il tasto di prova sull'LV5, sto in questo caso trasmettendo con questo trasmettitore, che potrebbe essere un Cactus V4, un FOTX Strato, un Pocket Wizard e anche uno Yongnuo. Qualsiasi tipo di trasmettitore radio in questo caso può funzionare per far scattare la mia fotografia. Quindi in questo caso vedo che sto effettivamente scattando già la fotografia. O potrei utilizzare i cavi appositi che vengono venduti dalla Cactus Image per collegare direttamente la mia macchina fotografica al ricevitore LV5, oppure potrei collegare un tipo di cavo sempre per collegarlo ai flash e saltare direttamente la necessità di un ricevitore radio. Vediamo che qui abbiamo una ghiera di selezione. Quando teniamo spento il nostro LV5, possiamo selezionare la frequenza con cui verrà utilizzato, con cui verrà mandato il segnale per i V5. E una volta invece che abbiamo acceso, questa ghiera servirà a selezionare le opzioni di delay e freeze. L'opzione di delay serve a dare un ritardo dopo che viene interrotto il fascio laser. Quindi noi possiamo impostare, ad esempio, un ritardo di un certo numero di millesimi di secondo, cioè centesimi di secondo, dopodiché verrà mandato il segnale. E questo è comodo, lo vedremo più avanti, controllare, ad esempio, se cade un oggetto, per poter mettere il laser più in alto effettivamente della nostra composizione e selezionare appunto in quale momento verrà scattata la nostra fotografia. E poi può essere la pulsione di delay, può essere utilizzata contemporaneamente all'opzione di freeze. L'opzione di freeze in pratica ci permette di impostare un certo periodo dopo il primo segnale, dopo la prima interruzione del laser, e dopodiché il sensore rimane spento, diciamo. Quindi e questo è utile se abbiamo ad esempio schizzi d'acqua che possono interrompere più volte il fascio laser. In questo modo possiamo impostare che dopo la prima interruzione, per ad esempio 2 secondi, non vengono più scattate le fotografie. Quindi abbiamo tutto il tempo di chiudere l'otturatore e poter avere la nostra fotografia correttamente esposta, diciamo, che una fotografia che è venuta bene. Qui abbiamo invece lo scatto singolo e lo scatto multiplo. Con lo scatto singolo, impostando scatto singolo anche sulla macchina fotografica, funzionerà normalmente se abbiamo collegato con la macchina fotografica. Con scatto multiplo invece possiamo far funzionare sia in modalità bulb la nostra macchina fotografica, che quindi l'otturatore rimarrà aperto fino a quando il laser viene interrotto e si fermerà quando il laser ritorna stabile, sia impostando scatto continuo sulla nostra macchina fotografica, possiamo scattare più fotografie contemporaneamente. Quindi possiamo scattare nel momento in cui viene interrotto, per esempio se abbiamo un animale che sta passando tra i nostri laser. Questo farà in modo di scattare più fotografie per essere sicuri di avere una maggiore possibilità di scelta, di possibilità di avere uno scatto effettivamente che è venuto bene. Per vedere in azione gli LV5 ho costruito un piccolo macchinario che ci permetterà di scattare delle fotografie a dell'acqua che fuoriesce da un bicchiere. Il meccanismo è abbastanza semplice, praticamente è un ripiano che scorre su 2 rotaie di legno e, arrivato alla fine, incontra 2 piccoli blocchetti di legno che servono da freni. Praticamente il ripiano viene bloccato da questi 2 freni e in questo momento quel piccolo tappino di plastica interrompe il fascio laser, quindi permettendoci di scattare la fotografia, e effettivamente il laser è fuori dalla composizione, quindi non c'è modo che vediamo il laser all'interno della composizione. Il ripiano viene trainato da questo piccolo pesetto collegato a un filo, e per preparare lo scatto mi basta tirare il ripiano fino in fondo, aggancio questo piccolo gancetto così, e in questo momento il ripiano è in tensione, quindi basta toccare il gancetto e il ripiano parte, prende velocità, sbatte sui freni e fa effettivamente lo schizzo.
L'illuminazione consiste in due flash collegati agli LV5 e con un pannello diffusore davanti. E visto che stiamo fotografando il vetro e visto che il ripiano è un ripiano che è riflettente, leggermente riflettente e tendenzialmente bianco, illuminando soltanto il fondo con i flash avremo il ripiano che prende anche lui il bianco perché dall'angolazione da cui sto scattando effettivamente il riflesso vede lo sfondo, mentre il bicchiere avremo la parte centrale chiara, mentre i bordi che non sono illuminati verranno scuri. Per aiutare almeno per il lato più lontano ad avere un contorno più netto ho messo questo piccolo pannello nero che serve ad assorbire un po' di luce. Gli LV5, come ho detto, sono collegati direttamente ai flash e non alla macchina fotografica, questo perché scattare questo tipo di fotografie nell'high speed photography bisogna far scattare i flash, perché il tempo che ci metterebbe la macchina fotografica a iniziare lo scatto una volta ricevuto il segnale dai sensori effettivamente non ci permetterebbe di ottenere lo scatto nel momento esatto dell'evento, appunto dell'interruzione del laser. Invece in questo modo ho impostato un tempo di scatto di circa 2 secondi, anzi di 2 secondi, l'ISO è 100 e l'F è 4.5. Io quello che farò è scatterò con il telecomando, farò iniziare la fotografia nella macchina fotografica tenendo tutte le luci spente, quindi effettivamente senza i flash la foto verrebbe nera. Appena ho premuto il tasto, sgancio il gancetto per il ripiano scorrerà sui binari, sbatterà, farà lo schizzo e grazie alla funzione di delay impostata sugli LV5, facendo un po' di prove, ho impostato un ritardo nell'effettivo segnale verso i flash di una frazione di secondo che ci permetterà di avere la fotografia non nel momento esatto in cui il ripiano sbatte, ma leggermente dopo, così da avere l'acqua più o meno a questa altezza, ad avere una fotografia insomma spettacolare. Abbiamo spento le luci, quindi ci prepariamo a scattare, a fare la prima prova per questi scatti. Quindi l'unica cosa che mi resta da fare è prendere il telecomando e nel momento in cui scatterò con la macchina fotografica sgancerò il gancetto che si trova qui sotto e vedremo se la foto viene come ce l'aspettiamo. Quindi metto il dito qui vicino al gancetto, 3, 2, 1 e vediamo com'è venuta la fotografia. E la fotografia è venuta molto bella e vediamo che tra l'altro ha preso il momento in cui l'acqua sopra comincia già ad aprirsi. Ok, allora seconda prova, questa volta non abbiamo rimesso acqua nel bicchiere, quindi lo schizzo dovrebbe essere leggermente più piccolo, o almeno dovrebbe essere diverso. Quindi di nuovo spengo la mia torcetta, mi preparo a scattare con il telecomando, 3, 2, 1 e vediamo anche questa fotografia come è venuta. È venuta simile a quella precedente, andiamo subito a vedere la differenza. Però vediamo che l'acqua è un po' più bassa, quindi se continuiamo a non aggiungere acqua vedremo lo schizzo che si abbassa sempre di più. Ok, per l'ultimo scatto vogliamo fare il gran finale, abbiamo riempito il bicchiere quasi fino sopra e questo potrebbe essere anche disastroso perché il bicchiere potrebbe essere anche che si stacca e vola via. Adesso proviamo subito, di nuovo mi metto col telecomando, preparo a scattare, 3, 2, 1, non è volato niente, vediamo la fotografia come è venuta, è venuto molto più denso il coso, però effettivamente lo schizzo non è venuto molto diverso da prima, è venuto più solido. Anche per questa volta siamo giunti al termine dell'inventario di Player 2 Lighting, mi auguro che vi siate divertiti con questi esempi di high speed photography e se anche voi avete iniziato a sperimentare con questo genere di fotografia iscrivetevi al forum di Player 2 Lighting www.player2.com/forum e fateci vedere i vostri lavori. E potete come sempre scrivermi per mail a carlo@player2.com e mi raccomando visitate in generale il sito di Player 2 Lighting www.player2.com. Grazie per aver seguito anche questa puntata e ci vediamo alla prossima.